Konstantin Popovici, verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. È cominciata la finale della piattaforma all'europeo di tuffi di Kiev, atto conclusivo della rassegna continentale. C'è già stato un tuffo, quello del tedesco Massenberg, lo stesso di Popovici, 67,20. Vediamo il romeno. Buon pomeriggio, Massimiliano Mazzucchi. Inizia bene Konstantin, tuffo relativamente semplice, leggermente lontano come parabola. Abbiamo visto l'apertura molto presto, molto anticipata, sotto una buona entrata, leggermente scarso. Buono comunque il punteggio, 72, anche se aveva fatto leggermente meglio in eliminatoria. Fra un paio di minuti il primo tuffo di Riccardo Giovannini, romano 16 anni, non il più giovane perché Sereda ne ha di meno, ma il secondo più giovane di questa gara. Giovannini è entrato con l'ottavo punteggio, non ce l'ha fatta invece Andreas Larsen, l'altro azzurro, tredicesimo primo degli esclusi. Parazic, Vinko Parazic, Svezia, triplo salto mortale mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Si procede in ordine inverso rispetto a quello di classifica. Parazic era stato decimo dopo, al termine della prima tranche di gara. Non perfetto, non ha avuto la rotazione che avrebbe sperato su questo tuffo. Un triplo e mezzo tornato leggermente scarso dovuto a una partenza non propriamente corretta. Molto bene invece la raggruppatura e l'apertura in carpedura. Sotto, lo vedete, rimane leggermente squadrato. Entrato a cucchiaietto, come si suol dire. 65,60 per lo svedese. E adesso l'applauso che sentite accoglie il primo dei due ucraini, Oleg Serbin. Triplo e mezzo ritornato raggruppato anche per lui, che oggi festeggia il 18° compleanno e che con questo tuffo era stato veramente bravo in eliminatoria. 80 punti tondi tondi, i problemi erano arrivati dopo per lui. Sa fare, due sì, inizi fanno una prova. Esattamente, quando per due volte di seguito lo si fa in questa maniera vuol dire che è un tuffo fatto bene, semplice. La raggruppatura non è corretta come l'atleta precedente, ma guardate che entrata, lascia un'impressione ottima alla giuria. Diciamo che dovendo scegliere meglio l'entrata che la raggruppatura, perché è l'ultima cosa che rimane impressa nella memoria dei giudici. 80 punti, gli stessi del mattino per Oleg Serbin. E adesso tocca a Riccardo Giovannini. Doppio mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 2,8. Lo eseguono in due dei finalisti, lui e Sereda, i due più giovani, non a caso. Eccolo qui, l'allievo di Francesco Dell'Uomo e di Pippo De Angelis, seguito qui a Kiev da Benedetta Molaioli. Ed è bellissimo l'inizio di Giovannini. Ottimo tuffo, Riccardo, bravo. L'aveva eseguito bene questa mattina, ma adesso l'ha eseguito più pulito, meglio. Più pulito in ingresso. Era più rapido, più deciso, sa che lo sa fare bene. Oh, ragazzi, che tuffo, 71,40, l'avevamo detto. Le rotazioni indietro sono il suo cavallo di battaglia. Adesso noi aspettiamo solo che un giorno, possibilmente non molto lontano, questo diventi un triplo e mezzo rovesciato. Ma sì, già abbiamo visto che lo apre molto presto, quindi in proiezione potrebbe già provarlo. Guardate, sono quasi tutti 8 e mezzo, quel 7 e mezzo non l'abbiamo capito. Vabbè, per fortuna i due voti più bassi vengono scartati. Giovannini davanti a Massenberg e a Parazic, vicinissimo a Popovici. Matthew Dixon, il primo dei due britannici, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Non male anche Dixon. Esatto, bravo, era un tuffo a più alto coefficiente rispetto a quello di Giovannini, che poi lo vedremo successivamente. Bravo nella parte finale perché il tuffo stava correndo, lo apre bene in carpiatura e soprattutto è molto attento a richiamare nella parte finale con una capovolta subacquea e riesce a fare un'ottima entrata. Manca qualcosa per emulare gli 80 punti di Serbin, ne fa 76,80 Dixon, che poi vedremo con una verticale che è diversa da quella che ha portato nella prima parte di stagione, lo vedremo fra qualche minuto. Intanto Ruslan Ternovoy, attenzione al giovane atleta russo, comincia con il triplo e mezzo ritornato raggruppato, campione europeo giovanile,
con più di 80 punti sul secondo. E anche lui non si lascia sorprendere, bellissimi questi primi tuffi, ci stanno sorprendendo. Guardate anche lui, bellissima la rotazione, la raggruppatura corretta, apertura e incarpiatura e soprattutto un'entrata spettacolare, bravissimi. Però aveva fatto meglio in eliminatoria, 86,40, qui i punti sono 81,60, bastano per andare in testa. Però devono ancora arrivare alcuni degli atleti più forti, a cominciare dal prossimo, da Benjamin Offray, francese, 24 anni. Triplo e mezzo ritornato raggruppato, qui potremo capire già molto della gara di Offray, perché lui, che non ha altissimi coefficienti, ha bisogno della regolarità ad alto livello e questo tuffo l'aveva sbagliato al mattino, solo 52 punti. Da qui forse cominceremo a capire che Offray è quello della finale. Non è il miglior Offray, sì. Meglio dell'eliminatoria, ma sa fare decisamente meglio. Sì, strano, perché questo tra i suoi tuffi è forse uno di quelli a più basso coefficiente insieme al triplo e mezzo avanti carpiato. Questa mattina aveva addirittura aperto le gambe come se si fosse perso nella parte finale, qui lo fa bene ma non lo fa. Gli manca un po' di spazio, gli manca in ingresso. Ha qualcosa di problematico su questa rotazione. 67,20, Giovannini è davanti ad Offray ed è davanti Giovannini dopo aver eseguito il tuffo a più basso coefficiente di difficoltà del suo programma. Noah Williams, Gran Bretagna, verticale indietro, doppio salto mortale con due avvitamenti e mezzo, lui e Schleicher, che vedremo fra poco, sono gli atleti con il programma più elevato a livello di difficoltà, una media di 3,51, qualcosa più di 3,5 a tuffo, è veramente tanto. Questa è la verticale più difficile, porta 3,6 di coefficiente. E questa volta non riesce come al solito nella parte finale, rimane con la testa bassa e il tuffo leggermente scarso. Tuffo comunque molto complicato, difficile, soprattutto qua nella parte finale. Dopo l'avvitamento si ha pochissimo tempo per carpiare e vedere dove bisogna entrare e mettere le mani. 72 punti, sono 6 decimi di punti in più soltanto di Riccardo Giovannini, che più si susseguono i tuffi più ci rendiamo conto ha cominciato alla grande la sua gara. Adesso siamo solo ad un sesto di finale, attenzione. Timo Bartel, la sorpresa per il suo piazzamento, il terzo dopo l'eliminatoria. Anche per lui la verticale indietro, doppio salto mortale con due avvitamenti e mezzo. Lui era stato meno bravo di Williams, vediamo se riuscirà invece a fare meglio. Scoda un pochino il tuffo, va leggermente abbondante rispetto alla verticale che avrebbe dovuto prendere. Vediamo qua, nella prima parte dà molta rotazione, molto salto mortale, mentre l'avvitamento è leggermente lento, quindi bisogna aspettare la rotazione dell'avvitamento per poi andare a carpiare. A poco tempo il tuffo finisce abbondante. I punti sono comunque tanti, 75,60 grazie al coefficiente. Classifica Ternovoi, Serbin, Dixon con Giovannini, ottimo settimo. Mancano due atleti, Nikita Schleicher, triplo e mezzo ritornato raggruppato. Prima di questo europeo lui faceva la piattaforma nella rassegna continentale negli anni pari, quinto nel 2014, terzo nel 2016, secondo nel 2018. Adesso ci prova anche in un anno dispari, dopo aver fatto vedere cose egregie dal trampolino. Ottima la partenza, aveva una grandissima rotazione, lo finisce altissimo, sui 7 metri, già ha fatto un triplo salto mortale ritornato, quindi lo apre in carpiatura e ha tantissimo tempo per fare un'ottima entrata, cosa che purtroppo non riesce con la testa bassa e il tuffo finisce leggermente abbondante. 76,80 per Schleicher, punti che gli valgono il terzo posto alla pari con Dixon. Manca il migliore del mattino, manca Alexei Sereda, Ucraina, triplo e mezzo avanti carpiato, 13 anni e 229 giorni. Ne compirà 14 a Natale. Coefficiente 3. Dov'è? L'abbiamo visto entrare? Ha fatto un'ottima entrata, non posso dire la stessa cosa della partenza, ma viene tutto cancellato. L'entrata che ha fatto sorprenderà i giudici.
78 punti per Sereda con un tuffo da 3 di coefficiente. Terzo posto, grande inizio, un po' meglio addirittura dell'eliminatorio dove già era stato brillantissimo. Parziale per lui 2,8,5 e un 9, con tanti altri 9 che vengono scartati, che i due più alti non vengono presi in considerazione, i due voti più alti. La classifica dopo la prima serie: Ternovoi, Russia, Serbin, Ucraina, Sereda, Ucraina, poi Dixon e poi di nuovo Russia, Schleicher. Sembra un campionato dell'ex Unione Sovietica, ma in questa bella compagnia ci sta molto bene anche Riccardo Giovannini, al di là del piazzamento al nono posto, il punteggio 71,40, vicinissimo a più o meno a tutti gli atleti. Lou Massenberg, Germania, l'unico che non abbiamo visto, triplo mezzo avanti Carpiato, semifinalista al mondiale. Qui ci sono tre finalisti di Kwangju: Sereda quarto, Frey quinto, Williams decimo. Un semifinalista, appunto, Massenberg, che si è classificato 17esimo. Stesso tuffo dell'ucraino fatto poco fa. Abbiamo visto che l'entrata era diversa, ha alzato molti più schizzi, quindi non lascia la stessa impressione. La partenza era leggermente meglio, quindi anche la rotazione era più rapida, più veloce, ma l'impressione data non era la stessa. Una gara fino a questo momento senza infamia e senza lode per Massenberg. 67,50 al suo parziale con il triplo e mezzo avanti Carpiato. Abbiamo detto tre finalisti mondiali, un semifinalista e cinque atleti di questa gara. A Kwangju sono subito usciti Bartel 21esimo, Parazic 22esimo, Serbin 26esimo, Giovannini 34esimo e l'inquadrato Popovici Romeno 41esimo. Per lui il secondo tuffo è il triplo salto mortale e mezzo, rovesciato raggruppato, coefficiente 3,4. Questo unito al quadruplo e mezzo avanti è un po' il tuffo che fa la differenza, perché comporta il margine di rischio maggiore, almeno questo ha detto l'eliminatoria. Ed è stato attentissimo questa mattina, è arrivato scarso, non aveva la rotazione necessaria, sapeva che doveva fare qualcosa in più e l'ha fatto. Rimane fermo, guardate la raggruppatura strettissima, aspetta l'ultimo momento possibile per stendere le gambe ed è un ottimo tuffo per lui. 79,90, soprattutto se raffrontati ai 45,90 dell'eliminatoria, sono 34 punti in più praticamente, ha fatto il doppio. E quindi Popovici prova a dare fastidio anche a chi sulla carta è più forte di lui. Vinco Parazic, verticale indietro, doppio salto mortale, due avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,6. Si dedica alla piattaforma da 2 anni, è stato 14esimo qui a Kiev nel 2017, 12esimo a Edimburgo nel 2018. E quando non fa la piattaforma fa il metro, nono a questo europeo. Piccola incertezza, avete visto mentre saliva sulla verticale, è salito, è risceso un attimo e poi è risalito. Sono piccoli movimenti che comunque sia la giuria un po' ne terrà conto. Si perde le gambe durante l'avvitamento, poi le recupera, ma soprattutto nella parte finale non riesce a trovare la verticale. Tuffo leggermente scarso, vedete anche tanti schizzi nella parte finale. 73,80 per Parazic, distante 12 punti e mezzo da Popovici. Oleg Serbin, triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. Problemi al mattino, ma ancor più problemi ha avuto con il successivo, il triplo e mezzo rovesciato. Ha perso le gambe un attimo, perfetto allineamento delle punte dei piedi. Sì, quello accade quando c'è la raggruppatura molto larga e quindi nel momento in cui poi si vanno a stendere da divaricate bisogna unirle. Vedete qua in questo momento sono larghissime e poi le unisce. Meglio di questa mattina, però non riesce a fare l'entrata pulita, cosa che gli avrebbe potuto permettere di prendere anche qualche 7,5. 59,40 per Serbin. Adesso tocca a Riccardo Giovannini, triplo e mezzo avanti Carpiato, 54 punti.
in eliminatoria con Oscar Bertone, con cui abbiamo parlato in precedenza. Diceva: obiettivo Giovannini, va benissimo confermare l'ottavo posto, magari vogliamo più punti, vogliamo avvicinare i 400 rispetto ai 373 dell'eliminatoria. Triplo mezzo avanti Carpiato. Non... potrebbe esserci qualche punto in più? Sì, non è stato così pulito come sa fare. Peccato, perché è un triplo e mezzo avanti Carpiato, lui lo sa eseguire molto bene. Ripeto, lui potrebbe fare addirittura meglio il quadruplo e mezzo avanti, tuffo molto più difficile, che non il triplo e mezzo. Questo lo potremo vedere solo nei prossimi mesi. Intanto 58,50 sono sempre punti in più rispetto al mattino. Chiaro, scivola indietro, ma è comunque vicino a, diciamo, stare Popovic, vicino a Parazic, Servin, Massenberg, Giovannini. Intanto si è tolto i tuffi a più basso coefficiente di difficoltà del suo programma. Matthew Dixon, Gran Bretagna, la sua verticale indietro ha un avvitamento e mezzo e non due avvitamenti e mezzo. Ha fatto la miglior gara dell'anno a Mission Viejo al Grand Prix, 471 punti, dove però portava una verticale diversa, il triplo indietro raggruppato. Evidentemente non si sentiva sicuro e ha cambiato. Beh, in questo caso sembra gli sia convenuto, sono le due verticali con lo stesso coefficiente, la differenza è che qui c'è un avvitamento e l'entrata è in avanti, nell'altro caso è una verticale triplo indietro raggruppato, bisogna visualizzare a ogni salto mortale i punti di riferimento e magari può comportare qualche problema in più. Fa 73,60 Dixon e si posiziona al secondo posto, vicinissimo a Popovic. Adesso Ruslan Ternovoi, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Al suo attivo anche due bronzi all'Olimpiade giovanile di Buenos Aires nel 2018, quando dai 10 metri buttò via la medaglia d'oro con un errore proprio in questo tuffo, il triplo e mezzo rovesciato, e quell'oro divenne bronzo. E sbaglia anche oggi, sbaglia. Sì, non ha fatto una buona partenza, avete visto, nella prima fase il primo salto mortale era molto lento, quindi la proiezione dei successivi non sarebbe stata comunque veloce. In ogni caso lo apre presto, troppo presto, se ne accorge, tira con le spalle ma non ha lo spazio e il tuffo rimane molto scarso. 39,10 soltanto per Ternovoi, alle spalle anche di Riccardo Giovannini. Male il russo. Forse sente anche la responsabilità, la pressione, la prima gara vera a livello seniores. Benjamin Offray, triplo e mezzo rovesciato raggruppato, non può più sbagliare il francese, 3,4 il coefficiente. E difatti non sbaglia. Veramente bello da vedere questo tuffo semplice, è difficile, è lo stesso tuffo che ha fatto il russo pochi secondi fa e sembrava impossibile, lui lo fa con una tranquillità incredibile, apre presto, guarda l'acqua, ha tutto il tempo di fare tutti i movimenti corretti, che facilità. 91,80, io non vorrei che alla fine rimpiangesse i punti lasciati per strada con il ritornato. Questo è il miglior Offray, sopra i 90, rotazioni indietro per lui sono come prendere un caffè. Noah Williams, triplo e mezzo indietro Carpiato. Abbiamo detto, lui e Schleicher, il programma più impegnativo a livello, diciamo, mondiale in questo 2019. Yang Jian, l'oro iridato, ha un programma più competitivo perché porta il doppio con triplo, il triplo e mezzo ritornato Carpiato, il quadruplo e mezzo avanti Carpiato, con 8 decimi di punti in più di coefficiente. Ed è un buon tuffo, buono, molto difficile, si aiuta molto spostando il peso del corpo indietro, quindi la parabola è molto lunga, però riesce comunque a rimanere fermo, Carpiato strettissimo e aspetta il momento giusto per aprire, buono il suo tuffo. 79,20 per Williams, però aveva fatto qualcosa meglio, era entrato mezzo punto in più e nei tre voti validi al mattino, però insomma sono sempre tanti punti, classifica piuttosto corta. 8 punti e mezzo separano i primi 4, Offray, Popovic, Williams e Dixon. Adesso Timo Bartel, triplo e mezzo ritornato raggruppato. Anche lui può dire la sua. Era sesto dopo la prima rotazione. 72 punti al mattino, qui dovrebbe farne 83,40 per andare in testa.
addirittura va abbondante, ha fatto una ottima partenza, avete visto, bellissimo il molleggio delle caviglie, il tuffo era altissimo, fa un doppio salto mortale sopra i 10 metri, quindi ha tantissimo spazio che forse non pensava di avere. Nella parte finale gli scoda leggermente, tuffo abbondante. 75,20, Bartel si infila nel gruppetto, quarto, fra Williams e Dixon, dunque fra i due britannici. Nikita Schleicher, verticale indietro, doppio salto mortale con due avvitamenti e mezzo. In questo europeo per lui l'oro nel sincro 3 con Kuznetsov, nel sincro 10 con Belevtsev, per un totale agli europei, considerando le edizioni passate, di 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Peccato l'entrata in acqua, avete visto che bella la sua verticale, è rimasto fermo, immobile, era perfetto l'allineamento, cade forse un po' troppo, vedete, porta prima le punte dei piedi verso l'acqua, poi fa la kip con le gambe, entra in avvitamento e nella parte finale purtroppo non c'è l'entrata secca. Non sono tanti i punti per lui, 70,20, e Dofre, che era decimo dopo il primo tuffo, è in testa. Adesso Alexei Sereda, doppio mezzo rovesciato dal gruppato, interessante confrontarlo con il rovesciato di Riccardo Giovannini da 71,40. È stato forse bravo, qualcosa meglio, sì, qualcosa in più. Devo dire che non aveva una rotazione più veloce di quella di Riccardo, ma l'impressione che lascerà sicuramente, ha fatto un'entrata pazzesca, ha lasciato veramente un'ottima impressione alla giuria. 75,60, qui ci sono i 9, addirittura un 9,5. Avrebbero potuto fare un buon 5, ecco, sicuramente. Sereda secondo, alle spalle di Offre, davanti a Popovici. E Sereda si è tolto i tuffi a più basso coefficiente di difficoltà della sua gara, d'ora in poi praticamente gareggia alla pari con gli altri. Basti dire che a livello di programma globale Sereda ha 2,4 punti di coefficienti in meno rispetto a Williams e Schleicher. 2,4 punti sono un'enormità. Ecco la classifica, non troviamo nella prima videata il nostro Riccardo Giovannini, ma niente paura, perché Riccardo è lì, anche lui pronto a guadagnare qualche posizione e soprattutto a ottenere un punteggio, come dicevamo, che possa avvicinare quota 400. Questo è solo un punto di partenza per lui questa gara, non certo un punto d'arrivo. Terza serie, Lou Massenberg, decimo in classifica, triplo e mezzo indietro raggruppato. Attenzione che adesso si intensificheranno le rotazioni indietro, quelle che fanno la differenza. 52,80 punti in eliminatoria per lui. Un po' affaticato questo tuffo, abbiamo visto nella prima parte, durante il caricamento il primo salto mortale era un po' lento, non c'è stata quella velocità di chiusura in raggruppatura, quindi ha dovuto aspettare proprio l'ultimo momento per aprire. Nella parte finale, vedete, si perde leggermente le gambe, il tuffo non è verticale, non è perfettamente allineato. 67,65, diciamo il minimo sindacale per Lou Massenberg, che porta a casa comunque anche dei 7. Konstantin Popovic, attenzione perché era partito bene, molto bene il romeno, che si divide fra piscina e grandi altezze. Triplo e mezzo indietro carpiato, coefficiente 3,6, discreto in eliminatoria, 70,20 punti. Vediamo se saprà fare meglio, e se dovesse fare meglio a questo punto attenzione anche a Popovic. Non perfetto, però potrebbe rimanere ai piedi del podio per ora. Si è tolto comunque i tuffi più difficili, il triplo e mezzo nero e il triplo e mezzo rovesciato. Questo era molto complicato, parte bene, aspetta forse un po' troppo, cosa che poi paga nella parte finale perché il tuffo arriva abbondante.
61,20 per Popovic, rimane davanti a Massenberg con una decina di punti di vantaggio. Vinco Parazic, triple mezzo avanti Carpiato per lo svedese. Ottavo dopo due tuffi. Non è che abbia preso bene la piattaforma, ha regalato qualche centimetro, che non è come farlo nel trampolino, però anche perché per fortuna sua era un triplo e mezzo e non un quadruplo e mezzo. Sì, è lo stesso errore che ha fatto nella fase eliminatoria. Questo succede perché ovviamente arrivando in punta alla piattaforma si ha il massimo della spinta proprio per una rincorsa ottimale, ma a volte arrivare troppo in punta si rischia quasi di scivolare, come abbiamo visto all'atleta nelle gare precedenti. Parziale di 67,50, Parazic, le spalle di Popovic davanti a Massenberg. Oleg Serbin, triple mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,4, 22 punti con questo tuffo in eliminatoria. Come dire, un tuffo in meno. Diciamo che è riuscito a scacciare i fantasmi di quell'errore. Sì, sia il triple mezzino che il triple mezzo rovesciato li ha fatti sicuramente meglio. Tra tutti e due ora ha fatto quasi 60-50 punti in più. Non è un'ottima partenza, gambe sempre larghissime, però dall'errore della mattina riesce a capire che deve aspettare un po' di più e quei decimi di secondo in più fanno la differenza sul voto. Intanto 71,40, sono 50 punti in più quasi. Se dovesse ripetere la seconda metà di gara del mattino diventerebbe atleta se non da medaglia quasi. Intanto però Riccardo Giovannini, triplo salto mortale mezzo ritornato raggruppato sotto gli occhi di Bertone. Sì, peccato nella parte finale, era molto importante la partenza, il molleggio e la spinta, la rotazione l'aveva presa corretta. È apparso anche molto vicino alla piattaforma, non so se sia un'impressione o sia... Ha cercato subito la rotazione, doveva finire un po' di più la spinta con le caviglie, ma la parte finale purtroppo è quella che in questo caso è contata troppo e verrà valutata negativamente. 44,80 per Giovannini, una ventina di punti in meno. Vedete, proprio lì si è appena corretto. Buona la partenza, peccato sotto perché poteva fare 20 punti in più con un po' di attenzione. Però un po' di attenzione in questi tuffi, si tratta veramente di millesimi di secondo. Matthew Dixon, triplo e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. Bene questo tuffo perché alla fine lo ha portato verticale, non era un tuffo semplice da vedere, vedete è molto lento e affaticato, apre e stringe le gambe a ogni salto mortale, nella parte finale abbassa leggermente la testa, tuffo abbondante però nel complesso un buon parziale. Parziale di 74,25 per Dixon che va in testa alla classifica, scavalca Popovic e adesso Ruslan Ternovoj. Verticale indietro, triplo salto mortale raggruppato, coefficiente 3,3. Era precipitato all'ultimo posto Ternovoj. E qui risalirà. Sì, era un ottimo tuffo, molto bella la verticale, le gambe tese, le punte tirate, bene anche la spinta di braccia e di gambe. Qui fa un'apertura molto in carpiatura, questo perché sente che la rotazione non è sufficiente per trovare la verticalità, quindi rimane leggermente carpiato per poi stendersi proprio all'ultimo momento con un'ottima entrata. 79,20 per Ternovoj, vicino al 200 a metà gara.
Benjamino Frey, leader della classifica, triple mezzo avanti Carpiato, lui dei primissimi, è l'unico a non portare con Sereda, ma in assoluto nel panorama mondiale a non portare il quadruple e mezzo avanti, però il triple e mezzo lo sa fare, come sì, in questo europeo probabilmente il triple e mezzo avanti Carpiato andrà bene lo stesso, le segue anche abbastanza bene, sempre un po' sporco nella carpiatura, le gambe non perfettamente tese, però ottima l'entrata in acqua. 76,50 per Offre, che poi avrà il triplo e mezzo indietro con il quale dare spettacolo, lo ha fatto già al mattino, poi dovrà sistemare qualcosa sulla verticale indietro che invece gli ha creato problemi. Intanto primo posto, quasi 11 punti su Dixon. Noah Williams, triplo e mezzo ritornato raggruppato, britannico, quarto in classifica, 84 punti per affiancare Offre, parecchi di più dei 68 che ha fatto al mattino. No, non ci dovrebbero essere. Sì, è un peccato, perché vedere queste rotazioni così veloci, così rapide, aperte in carcatura, quindi con tantissimo spazio per fare un'ottima entrata, non raggiungono l'obiettivo prefissato. Guardate, a più di 6 metri deve solo visualizzare il punto d'entrata, invece tiene il mento basso e nella parte finale non si allunga. 64 punti per Williams, 215 a metà gara, alle spalle anche del connazionale Dixon Timo Bartel, triplo e mezzo indietro raggruppato per il tedesco, alla quarta finale consecutiva da 10 in un europeo, sesto, dodicesimo, ottavo. Considerato un talento, 3 ori agli europei giovanili, mai però sbocciato o non ancora sbocciato completamente. E lui lo capisce molto bene questo tuffo, si vede la partenza corretta, molto verticale, la parabola va bene, guardate anche il movimento di testa, ogni salto mortale, guardate come guarda la piattaforma. In tutti e 3 i passaggi ha guardato perfettamente, nel momento di apertura guarda le punte dei piedi, si stende e fa un'ottima entrata. 70,95 per Bartel, 221 a metà gara, terzo posto, molto vicino a Dixon. Ne mancano due, Schleicher e Sereda. Nikita Schleicher, quadruple e mezzo avanti raggruppato, coefficiente 3,7, non è piaciuto al mattino, 48 punti, può farne molti molti di più, lui lo segue con naturalezza anche da 3 questo tuffo. .85 per andare in testa. Non li farà, ma non ne farà molti di meno. Sì, rispetto a questa mattina era sicuramente migliore, è partito molto più dritto e anche nella parte finale ha cercato la verticalità. Peccato non c'è stata l'entrata pulita, avrebbe potuto fare quasi 90 punti. Ne fa invece quasi 80, 79,55, vuol dire secondo posto, ma molto più vicino a chi insegue che non a chi lo precede, cioè a Offre. Attenzione, perché è il momento di Alexei Sereda, triplo e mezzo indietro raggruppato. 82 punti per restare in testa. Giusto per curiosità, nella finale mondiale ne ha fatti 82,50. Al mattino però parecchi di meno, 66, ma al mattino non serviva a farne 80. Bravo. Era un tuffo scarso della parte finale, stava entrando di schiena, tira molto con le spalle e fa un'ottima entrata. Non è stato uno dei suoi migliori triple e mezzo tiro, però questo la bravura ragazzo è proprio quella di saper porre rimedio in un nanosecondo ad un'imperfezione che rischia di compromettere il tuffo. E lui l'ha fatto. Esattamente, bravo. Qua sapeva che era leggermente scarso e ha recuperato alla grande. 80,85. E se andiamo a vedere i suoi punteggi nella seconda metà di eliminatoria, 86, 83, 76, questo ci fa capire che c'è anche lui e ci sarà fino alla fine, probabilmente anche per la vittoria. In una classifica che vede Offre davanti a Sereda ma con un solo punto di vantaggio, poi Schleicher e Dixon e Bartel che non sono lontanissimi. Insomma, gara abbastanza equilibrata.
classifica chiusa dal nostro Riccardo Giovannini, che non deve preoccuparsi più di tanto del piazzamento, deve soltanto fare il pieno di esperienza, di catturare sensazioni, capire le situazioni. Al mondiale di Corea lui ha fatto una gara bruttina, abbiamo detto 34esimo, fra un tuffo e l'altro lui si sedeva a bordo vasca e studiava, guardava, memorizzava i movimenti, le situazioni dei suoi avversari. Anche questa è esperienza, anche questo è un momento di crescita. Comincia la seconda metà di gara. Massenberg, triplo e mezzo, ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Non ci siamo, questo tuffo è molto scarso, non aveva la rotazione necessaria per arrivare verticale, vedete, stacca i piedi durante il molleggio, le gambe sono molto larghe e qui rimane carpiato, non si stende, non riesce a trovare la perfezione nella fase finale del tuffo. 57,60, allora corriamo, andiamo in pubblicità subito. Vinko Paradzic, Svezia, compromette la sua gara con un pessimo triplo e mezzo indietro carpiato da 36 punti, guida Popovic davanti a Massenberg. E adesso Oleg Serbin, triplo e mezzo avanti carpiato, anche lui come Sereda non ha ancora o non ha il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, però nel caso di Serbin parliamo di un atleta che ha qualche anno in più, ne compie 18 oggi. Comunque è ottimo il triplo e mezzo avanti dell'ucraino. Sì, lui per esempio non ha la stessa entrata del suo compagno di squadra, ma la partenza è sicuramente migliore, molto più dritto e la parabola è più verticale. Nella parte finale gli scoda leggermente, ma un ottimo tuffo comunque. Tuffo da 76,50 per Oleg Serbin, va in testa di poco davanti a Popovic. Adesso Riccardo Giovannini, verticale indietro, triplo salto mortale raggruppato, coefficiente 3,3. Klaus Di Biasi intanto a destra. Riccardo Giovannini. 64 punti con questo tuffo al mattino. E bravo. La verticale non è stata proprio da manuale. Sì, bisogna rimanere un po' di più. L'impressione deve essere quella di saperla tenere, non solo per lui come atleta, ma anche per i giudici. Bravo nella parte finale, fa lo stesso trucchetto di Sereda. Apre presto, si accorge che il tuffo sta andando scarso e con la stessa abilità, la stessa agilità riesce a portarlo verticale. Va bene così, 69,30. Peccato solo per il triplo e mezzo ritornato, altrimenti viaggerebbe a ritmi più sostenuti rispetto all'eliminatoria. Infatti 5 e mezzo del giudice 3 forse potrebbe essere proprio per quell'incertezza sulla verticale. Potrebbe recuperare qualcosa Giovannini. Intanto ha scavalcato Paradzic e poi avrà il tuffo che meglio ha saputo eseguire al mattino, il triplo e mezzo indietro. Intanto Dixon, quadruplo e mezzo avanti raggruppato per il britannico, coefficiente 3,7. No, errore. Sì, errorazzo. Anche questa mattina mi sembra abbondante, magari non sbagliato allo stesso modo, però beh, erano stati 42 punti pochi, allora, decisamente più o meno sì. Siamo lì, sempre lo stesso errore nella parte finale, non visualizza, non vede il punto d'entrata, è fondamentale, è come camminare a occhi chiusi, se non si riesce a vedere il punto finale difficilmente si riesce a fare un'entrata perfetta. 37 i punti per Dixon, Giovannini su di lui ne guadagna 32. Potrebbe ancora mettere nel mirino l'azzurro Massenberg e appunto il britannico. Intanto Ruslan Ternovoy, triplo e mezzo indietro raggruppato. Eravamo curiosi di vedere questo ragazzo che è quotatissimo e che li sa fare i tuffi. Sì, ma poi l'impressione che dà è proprio quella di non aspettare, mettersi in punta, partire subito come se non si concentrasse, cosa che ovviamente allora, non avviene. Allora, scuola Sautin? Eh sì, la scuola è la stessa, andare là e sapere già qual è il risultato del tuffo. In questo caso molto bene, leggermente abbondante, peccato per il triplo e mezzo rovesciato sbagliato in precedenza. 79,20 per Ternovoy. In
classifica recupererà qualcosa. Benjamin Offre, triplo e mezzo indietro raggruppato, e questo è uno snodo cruciale di questa finale. Coefficiente 3,3, 89 punti in eliminatoria con questo tuffo. Forse qualcosa di meno in finale, sì, ma non molti di era meno, leggermente più affaticato del solito, per lui ovviamente parliamo, perché lo segue sempre con una tranquillità assoluta. Poteva chiudere la gara, forse non l'ha fatto del tutto. Buono comunque il parziale per quest'atleta. 82,50, Sereda dovrà fare 83 punti e mezzo e avrà a disposizione il ritornato per replicare a Offre. Intanto va ovviamente in testa, 30 punti di vantaggio su Serbin, 34 su Popovic. Noah Williams, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. ...3,4 il coefficiente. È fuori gara Williams, si è spenta la luce. Che errore, peccato, perché era partito forte, voleva sicuramente fare un tuffo da un parziale altissimo, invece tira leggermente con le spalle nella parte iniziale, apre verticale, troppo, aspetta troppo nell'apertura e quindi il tuffo finisce molto abbondante. 30,60 per lui, è di pochissimo, di un punto e mezzo davanti a Riccardo Giovannini in classifica. Timo Bartel, triplo e mezzo avanti carpiato per il tedesco. Sicuramente una giornata fino a questo momento da incorniciare per lui, però bisogna portare a termine l'opera e questo è un tuffo nel quale deve andare a cercare gli 8 per non perdere troppo terreno da quelli che lottano per le medaglie. Non un tuffo perfetto, è un tuffo abbastanza semplice, il triplo e mezzo anticarpiato, bene la parte iniziale della rincorsa, ma nel momento in cui qua tocca e va a spingere, si sposta leggermente avanti con le spalle, la parabola si allunga e l'entrata ne risente un pochino. 67,50 per Bartel, che vede avvicinarsi minacciosamente Serbin, lo stesso Popovic, Ternovoi, mentre davanti Offre viaggia e come, in attesa di Schleicher e di Sereda. Nikita Schleicher, triplo e mezzo indietro carpiato, coefficiente 3,6, 91 punti e mezzo per andare in testa, non è che ne abbia fatti molti di meno al mattino, 82,80. No, non ci sono, direi. No, peccato, perché avrebbe potuto recuperare con il coefficiente. Parte leggermente con le spalle, quindi il tuffo si allontana, non riesce a essere stretto nella fase di carpiatura, nella prima rotazione, poi prova, ma apre troppo presto sotto i 5 metri e non ha lo spazio. Tuffo veramente scarso. 55,80 per Schleicher, che scivola parecchio indietro. Ci sono Bartel, Serbin e Popovic alle spalle di Offre. Gara sorprendente. Attenzione però adesso Alexei Sereda, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Siamo a due terzi di gara. Peccato, perché con no. Questo tuffo poteva superare addirittura Offre, rimane leggermente carpiato, sapeva che gli servivano i 9, non ci saranno, ottima l'entrata ma non c'è la verticalità. Però le entrate sono il salvavita di questo atleta, 81,60 comunque, magari i giudici si fanno un po' trascinare dall'atmosfera, dal fatto di avere un tredicenne davanti, sì, che lotta con Offre.
Se ride in ritardo di 1,95, c'è un 9,5 che non ti convince. È un po' troppo, va bene incoraggiarlo questo atleta, è sicuramente bravo, però 9,5 è troppo per questo gruppo. Comunque è lotta offre Sereda per oro e argento, salvo errori veramente pesanti però dei due protagonisti. Poi il gruppo Bartel, Serbin, Popovic, Schleicher, Ternovoi a lottare per il bronzo. Anche se poi sappiamo che Offre avrà un avvitamento con un coefficiente maggiore, ma che non lo sa eseguire così bene e nella maniera così elegante come Sereda. C'è un avvitamento di differenza nel doppio mezzo indietro di Sereda e Offre, e dovessimo scommettere un euro lo scommetteremo su Sereda. Sì, perché è più elegante e potrebbe fare con un coefficiente minore un parziale maggiore. Giovannini ha guadagnato una posizione, ma potrebbe scalare ulteriormente la classifica. Intanto Massenberg, triplo e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,4. Tuffo lento. Non riusciva a prendere la rotazione corretta, avete visto, è rimasto fino all'ultimo momento nella posizione raggruppata. Ha steso le gambe verso il soffitto, non rimane fermo con gli addominali, il tuffo finisce abbondante, gambe aperte e piegate. 51 punti, allora Riccardo potrebbe puntare a far meglio in classifica di Lou Massenberg. E non eri particolarmente veloce, gli ha detto l'allenatore. È così. Konstantin Popovic, che sta facendo la gara che non ti aspettavi da lui, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Basti dire che non disputa la prova della piattaforma in un europeo dal 2011, da 8 anni. Ottimo, bravo, è stato molto abile nella parte finale perché la apre molto presto, quasi al triplo salto mortale, già apre in carpiatura, si accorge che forse era leggermente presto, rimane carpiato fino all'ultimo momento e trova comunque un'ottima entrata finale. 72 punti per lui contro i 54 dell'eliminatoria, Popovic rimarrà comunque in corsa per il bronzo fino alla fine, poi avrà l'avvitamento che non è che lui ami particolarmente, però intanto c'è a 5 sesti di gara. Vinko Parazic, triplo e mezzo rovesciato raggruppato per l'ultimo della classifica, un po' scarico lo svedese, che comunque ha confermato la sua presenza in finale a 12 mesi di distanza da Edimburgo 2018. Scarso questo ingresso, sì, gira lentamente, non ha slancio. Secondo errore grave dopo il triplo e mezzo di lo carpiato abbondante, ma per una parabola lontana. Qui il tuffo non ha la rotazione corretta, vedete, aspetta, rimane nella posizione carpiata, non cerca l'acqua con la testa e non si allunga. Il tuffo molto molto scarso. Parziale di 30,60 per Parazic. La regia se l'è perso. C'è comunque in sovraimpressione il dettaglio del punteggio. Oleg Serbin, verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. 69 punti per andare a scavalcare Popovic. Una verticale tremolante quella di Serbin. Sì, abbiamo visto le dita dei piedi proprio che si muovevano, non riusciva a stare fermo, ma soprattutto non ha tenuto abbastanza la verticale nella prima fase del tuffo. Sotto il tuffo abbondante, non riesce a tenere la posizione, si carpia e si avvita leggermente, non un buon parziale. No. 56 per l'ucraino, che presumibilmente darà addio ai sogni di medaglia, salvo regaloni altrui. È il turno di Riccardo Giovannini, triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. Questo è il suo cavallo di battaglia.
Sì. Ed è un bravissimo tuffone. Riccardo. Bravo Riccardo. È stato attento, una entrata alla Sereda pazzesco, forse una delle migliori entrate fino adesso. Un pochino sporco nella fase di raggruppatura, vedete gambe larghe, poi le tiene strette, c'è un'entrata pazzesca. 79,20 e Riccardo Giovannini può mettere nel mirino i 400 punti di cui si parlava a inizio telecronaca. Poi il piazzamento sarà quello che sarà, intanto è davanti a Massenberg e a Parazic. Ci sono 20 punti che lo separano da Serbin, ma Serbin fino a pochi minuti fa lottava per una medaglia, quindi ci sta. Dixon, triple mezzo rovesciato raggruppato. Peccato a quei 20 punti lasciati con il ritornato, ecco. Mancano quelli, mancano. Per il resto la gara che ci si aspettava da Riccardo. Bene, buono il tuffo, anche lui leggermente affaticato durante la rotazione, avete visto a ogni salto è come se rallentasse, come se si fermasse la rotazione, in realtà allargando e stringendo le gambe non ha un flusso continuo, nella parte finale non si riesce a allungare del tutto, rimane leggermente scarso e lo sporca un pochino. 71,40 nei suoi confronti, Giovannini guadagna 8 punti, i punti di vantaggio di Dixon sull'azzurro sono poco meno di 10. Ruslan Ternovoi, doppio mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,6. Five. 77 punti per togliere il primato in classifica a Popovici. Fattibili, dicono gli 84 dell'eliminatoria. Eh sì, diciamo che questo tuffo è veramente difficile, il coefficiente è altissimo, peccato per l'entrata non perfettamente riuscita, però guardate, doppio avvitamento e mezzo, finisce, va subito a carpiare, si perde leggermente le punte di piedi, ma comunque trova un'entrata verticale. 79,20, di poco davanti a Popovici. Ternovoi, che però è rimasto sicuramente al di sotto delle aspettative. Benjamin Offré, per continuare a sognare la medaglia d'oro. Verticale indietro, triplo salto mortale raggruppato, coefficiente 3,3, non bastano i 59 punti dell'eliminatoria e lo sa lui questo. Bene la verticale, la tenuta era corretta, la raggruppatura sempre leggermente larga con le gambe che superano la larghezza delle spalle, cosa che non dovrebbe accadere. Nella parte finale non è stato così pulito come al solito, sicuramente buono il parziale, ma può darsi che perderà qualcosa. 75,90, Sereda dovrà fare 77,85 per andare in testa. Noah Williams, quadruplo e mezzo avanti raggruppato. ...3,7 il coefficiente. Bravo. L'ingresso un po' scarso ma senza spruzzi. Esatto, avete sentito anche il rumore dell'entrata in acqua classica, un quando colpo di frusta. Esattamente, quello fa la differenza. Non era perfetto nella partenza, nella rotazione, però questa entrata praticamente quasi pulita con questo coefficiente gli farà fare un buon parziale. 75,85 è comunque alle spalle di Giovannini. Giovannini ha superato Williams. Giovannini chiuderà al nono posto presumibilmente, ricordiamo era dodicesimo a un certo punto, quindi ha recuperato 3 posizioni, anche se come diceva Bertone, quello che conta più che il piazzamento è il punteggio. Timo Bartel, in corsa per una medaglia, triplo e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,4, lui farebbe la firma per ripetere il tuffo da 86,70 delle eliminatorie.
non li rifarà quei punti, ma non ne farà molti di meno. Sì, si vede che è un tuffo che comunque ha metabolizzato, lo fa tecnicamente bene, non c'è la stessa entrata della mattina, non è la stessa verticalità perché rimane leggermente scarso, però è un tuffo a lui congeniale. No, ne fa parecchi di meno, 66,30, quarto, anche se la classifica è cortissima. Sono in tre, separati da meno di tre punti alle spalle di Offre, Ternovoi Popovici in corsa per una medaglia e Bartel. Sì, adesso però arrivano Schleicher e Serida, però sì, in realtà poi può diventare una corsa per il quarto posto se Schleicher dovesse fare il tuffone, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Allora Schleicher per andare in testa dovrebbe fare 111 punti e non se ne parla, e per andare al secondo posto ne bastano 70. E ne farà di più, sicuramente andrà in avanti bene il suo triplo e mezzo rovesciato, non è stato perfetto, era leggermente largo nella prima fase di rotazione, guardate anche le gambe molto larghe nella fase di raggruppatura, buona l'entrata ma non pulita come lui la sa fare. Davanti a tutti, eccezione fatta per Offre, ma non di molto, quindi rimane suspense nella corsa per probabilmente il bronzo, c'è suspense anche nella corsa per l'oro. Alexei Sereda, verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. 78 punti per andare in testa. Ci sono. Da manuale questa verticale, è stato perfetto, elegante, pulito, gambe tese, punte tirate, non si è perso i piedi, verticale nell'entrata, nessuno schizzo, un tuffatore completo. 91,20, c'è anche un 10 per... no, non c'è, pardon, ci sono i 9,5 per Sereda, ci sono tanti punti, sono 13 di vantaggio su Offre, che ogni tanto litiga con gli avvitamenti, non so. Massimiliano, se continua così Sereda lo vedremo non solo nella prossima serie di tuffi andare a podio e prendere la medaglia d'oro, ma nei prossimi anni sarà il protagonista assoluto, nei prossimi 15 anni, esatto, se avrà voglia di scavallare i 30. Classifica, intanto Giovanini è tornato sulla prima pagina, nono posto, ma davanti Sereda che mette nel mirino quota 500, Offre che in questo momento si tiene stretto l'argento e spera, e poi la grande lotta per il bronzo, Schleicher, Ternovoi, Popovici, Bartel e qui mi fermo, separati da 6,70 punti, grande lotta. Massenberg, undicesimo, chiude con il doppio e mezzo indietro accarpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2, questo sarà l'ultimo tuffo di Sereda, anche l'ultimo tuffo di Riccardo Giovannini, mentre Offre avrà un avvitamento in più. Non un tuffo spettacolare per finire la sua gara, abbiamo visto l'entrata non perfetta, non era pulitissima, andiamo a vedere qui, avvitamento e mezzo, va a carpiare, rimane leggermente largo, poi qua nella parte finale non riesce a tenere le braccia tese, quindi non c'è l'entrata senza schizzi. 70,40 chiude a 381,35, fa meglio rispetto ai 352 del mattino, al mondiale eliminato in semifinale 365, molto meglio in eliminatoria 394. Popovici, per continuare a sperare, per continuare a sognare in qualcosa di inimmaginabile. Doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente anche per lui 3,2, ma attenzione perché c'è il ricordo non bello del tuffo del mattino. Questo è decisamente migliore, attenzione, Popovici vuole la medaglia. Veramente attento nella parte finale, lui che salta anche dai 27 metri, per lui qua è quasi un gioco, ma veramente qua, guardate, apre il tuffo, apre le braccia, controlla il punto d'entrata e fa un'ottima verticalità nel tuffo
finale. 75,20, chiude a 430,80. Eccezion fatta per il triplo e mezzo indietro, Carpiato da 61 punti. Punteggi per lui vanno dal 70 ai 79. Quindi una gara regolarissima su livelli medio-alti. Un campione ritrovato. Sì. E adesso magari correrà a Bilbao per l'ultima tappa delle World Series delle grandi altezze per salutare il grande Orlando Duque, il Duca che chiuderà la carriera a 45 anni. Questa è Ulrika Knape, colei che ha vinto tutto negli anni 70 quando al maschile dominavano Klaus Di Biasi e Giorgio Cagnotto. Suo allievo Vinko Parazic esegue l'1,5 rovesciato con 3 avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,4. Buono, ma non riesce mai a farlo impeccabile questo tuffo. Peccato perché è un bellissimo tuffo, è un triplo avvitamento e mezzo rovesciato, è molto elegante. Nella parte finale rimane sempre leggermente scarso, forse per la parabola leggermente troppo lunga che non gli permette un'entrata verticale. 62,90 per Vinko Parazic, 336 a fine gara. Un passo indietro, sia pure enorme, 25 punti, mentre invece Popovic ne fa 70 in più rispetto all'eliminatoria. Sarà tenuto al meglio per la finale. Oleg Serbin, doppio mezzo indietro Carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Poi toccherà Riccardo Giovannini con lo stesso tuffo. Allora, chiedo all'ex tuffatore, ma il pianto di un bambino dà fastidio quando si è sulla piattaforma? No, in realtà quando si è là potrebbe accadere qualsiasi cosa, si è soli sulla piattaforma, si pensano ai movimenti da fare e non dà per nulla fastidio. Ottima l'entrata, leggermente abbondante, è stato molto attento, buono il suo ultimo tuffo. Serbin chiude molto vicino a Popovic, ultimo parziale 81,60 per l'ucraino, 424,90. È stata finora una gara di qualità, per Serbi. Oltretutto lui e Sereda possono fare in prospettiva una signora coppia di sincro. Già lo sono stati al mondiale con il quarto posto. Eccolo Riccardo Giovannini. Chissà se potrà andare ad accarezzare la quota 400 che ha superato una volta nel suo 2019 ai campionati italiani estivi. 404,30, in quella volta Larsen ne fece 419. Peccato, sporca nella parte finale questo tuffo. Peccato perché addominali? Sì, doveva tenere un po' meglio la posizione, vedete, leggermente scomposto nella fase di avvitamento e qui in questa fase finale gli corrono le gambe. Peccato perché sia questo che il triplo mezzante sono due tuffi che sicuramente può eseguire meglio e quindi avvicinarsi tranquillamente a quota 400. 62,40 chiude a 385,60, sono una dozzina di punti in più. Ha fatto il suo con momenti di grande livello, di qualità, altri un po' meno, triplo e mezzo ritornato, ma insomma questo è un punto di partenza. Lo aspettiamo l'anno prossimo, intanto alle qualificazioni per la Coppa del Mondo, chissà, perché insomma, potrebbero accadere tante cose, potrebbe tornare a gareggiare Vladimir Barbu, che quando sta bene, quando è ispirato, vale ben più di 400 punti. Vediamo intanto Matthew Dixon con lo stesso avvitamento di Giovannini, dunque 3,2 il coefficiente. Non esegue un ottimo tuffo, era sicuramente meglio di Riccardo, soprattutto nella parte finale, lascia una migliore impressione, però nella parte iniziale, guardate, scappa con le gambe, non c'è una spinta verticale, ma il tuffo è leggermente troppo vicino come parabola, però come ricordiamo sotto il tuffo era migliore e quindi verrà pagato di più. 72, oltre i 400 punti Dixon. Sereda è già davanti a lui con un tuffo in meno. Ruslan Ternovoj, quadruplo e mezzo avanti raggruppato, coefficiente 3,7, da dimenticare il tuffo del mattino, però lui adesso è in corsa per una medaglia, sia pure quella del metallo meno pregiato.
E questa è tutta un'altra musica. E attenzione, perché non so quanto aveva di differenza con Offre, perché questo è un gran tuffo, è un 3.7, lo esegue bene, farà un gran parziale. Sì, 86,95, intanto si mette alle spalle Popovic e credo che per il romeno la medaglia rimarrà un miraggio. E poi vediamo un po', perché Offre dovrà fare, beh, 51 punti. Sì, no. Dovrebbe farcela tranquillamente, bravo lui nella parte finale, ottima l'entrata. Si ha corrente alternata, perché intanto un tuffo lo ha sbagliato completamente, il triplo e mezzo rovesciato, gli dai 40 punti in più con quel tuffo ed è in corsa per l'oro. Eccolo Benjamin Offre, doppio mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,6. Lui più che i 51 punti deve cercare i 90. Ma forse qualcosa in più, perché ha troppo margine rispetto all'ucraino. Beh, meglio sicuramente, sì, del mattino, sicuramente molto meglio, buono, ma non ha il coefficiente, cioè non ha il parziale necessario per prendere l'ucraino, ha le gambe piegate, largo nella carpiatura e rimane molto scarso. 81 punti per Offre vuol dire che Alexei Sereda è medaglia d'oro con 68 punti e con un tuffo che per lui è, almeno l'ha fatto vedere al mondiale e anche questa mattina, è un tuffo di ordinaria amministrazione. Attenzione, perché oggi si può scrivere una pagina di storia, con la S minuscola, per l'amor del cielo, nei tuffi. 13 anni e 229 giorni, Alexei Sereda. Intanto Noah Williams, doppio mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,6. Chiude bene, ottimo il suo tuffo, bravissimo. Lui ha questa entrata particolare con la testa molto bassa, che spesso potrebbe creare dei problemi, soprattutto nella verticalità del tuffo alla fine. Lui invece riesce a trovare comunque una buona entrata, tuffo difficile, buono il parziale. 81, però non riesce a vincere il derby britannico, perché Dixon gli è davanti per 2,40 punti, ma siamo su punteggi non trascendentali, poco oltre i 400. Adesso Timo Bartel, che spera ancora in una medaglia per il tedesco. Doppio mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2 per stare davanti a Ternovoi. Lui che parte da 355,55, deve fare 90 punti. No, direi di no. E non è nemmeno un avvitamento di quelli proprio sensazionali. Sì, non sapeva anche lui di non avere la possibilità di andare a medaglia, cerca comunque una buona partenza, alto il tuffo, nella parte finale si perde leggermente le punte dei piedi e non c'è un'entrata perfetta, vedete, molto scarso e tanti schizzi. Lui è stato per anni seguito a Dresda da Rosenberg, poi ha deciso alla fine dell'anno scorso di andarsene, si è trasferito ad Halle dove c'è Norman Becker che lo segue. Non si è mai capito il perché, motivazioni private addotto lui, extra tuffi, ha detto io non ce l'ho con Rosenberg però devo cambiare, e così ha fatto. Comunque una gara buona la sua. Schleicher, doppio mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,6, era terzo e per restare terzo deve fare un'ottantina di punti. Diciamo che siamo lì, era un tuffo difficile, la parabola era lunga, la carpiatura non era stretta, ma sotto è molto attento, è verticale, non c'è l'entrata perfetta, però guardate, doppio avvitamento e mezzo, va subito a carpiare, in pochissimo tempo prende le mani e vediamo come verrà pagato. No. È alle spalle di Ternovoi per 20 centesimi di punto, quindi il derby russo lo vince il giovanissimo Ruslan Ternovoi. Questi sono i tuffi. Offre, Ternovoi sicuramente sul podio. Schleicher quasi sicuramente no, momento importante, l'ultimo di questo europeo di tuffi 2019, può anche darsi che ce lo ricorderemo a lungo questo momento. Alexei Sereda, doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. 67,65 punti per mettersi al collo la medaglia d'oro.
un computer, è oro anche se non è il suo miglior tuffo. Sì, da applausi questa atleta, alla freddezza di un professionista a 13 anni e segue questi tuffi con una facilità incredibile. Peccato, avrei voluto vedere il 10 su quest'ultimo tuffo, ma avrà devi accontentarti tempo. Degli 8 e mezzo, c'è anche un 9, c'è soprattutto il titolo europeo per Alexei Sereda, 488,85, ultimo parziale 81,60, più precoce di Tom Daley. Daley vinse ad Eindhoven 2008 il titolo europeo a 13 anni e 308 giorni, Sereda 13 anni e 229 giorni. Fra le altre cose, con un punteggio 388,85 che è clamorosamente vicino a quello del quarto posto mondiale, 490,50. Questo vuol dire che il ragazzo, il bambino, si farà. Su questi livelli è regolare, e poi vedremo quando metterà su tuffi migliori. Facciamo un raffronto con la gara di Daley ed Eindhoven 2008. Loro avevano, Daley aveva l'avvitamento indietro, che oggi ha Sereda, il triplo e mezzo avanti, il triplo e mezzo ritornato, la verticale era il triplo indietro raggruppato, stesso coefficiente della verticale di Alexei, poi il triplo e mezzo indietro, la differenza la faceva il triplo e mezzo rovesciato di Daley, già aveva il triplo e mezzo, Sereda ancora al doppio e mezzo, quindi ci sono 6 decimi di punto di differenza nel programma di Sereda rispetto a quello 2008 di Daley. Io penso che, insomma, se il prossimo anno lo rivedremo, e lo rivedremo, avrà almeno un tuffo. Cosa sì. Potrebbe portare come primo cambiamento? Il triplo e mezzo rovesciato o il quadruplo e mezzo avanti? Forse l'avvitamento addirittura, perché il triplo e mezzo rovesciato è un tuffo comunque complicato, va allenato molto bene nelle partenze, lui è molto bravo soprattutto nelle parti finali, è ancora tra virgolette un bambino, quindi gli manca ancora un po' quella forza nelle partenze, e poi nulla da dire perché è veramente un campione, 13 anni, 10 metri, tuffi da 9, 9 e mezzo. Compirà, festeggerà il compleanno il giorno di Natale, lui il regalo di Natale se l'è fatto 4 mesi prima con questa splendida medaglia d'oro nel salotto di casa a Kiev. Teniamolo in conto, perché se non succederanno imprevisti, se la voglia di sacrificarsi, perché lo sport è anche sacrificio, rimarrà, questo è un atleta che andrà a sfidare i cinesi nei prossimi 15 anni. Anche Bertone Molaioli a fargli i complimenti. Per quel che ci riguarda, la gara ha detto decimo posto Giovannini, va bene così, 385 meglio dell'eliminatoria. Un paio di tuffi già praticamente pronti, fatti, il doppio mezzo rovesciato e il triplo e mezzo indietro, altri su cui c'è da lavorare, uno completamente sbagliato, il triplo e mezzo ritornato, però insomma siamo sulla buona strada. Sì, Riccardo anche lui, ricordiamo, ha 16 anni, quindi non è che stiamo parlando di un atleta grandissimo, ha ancora tutta la carriera davanti per portare un programma più difficile, sicuramente nei prossimi mesi e magari nell'anno prossimo potrà farci vedere qualcosa sulla rotazione in avanti, magari in quella rovesciata, e piano piano anche lui aggiungerà coefficiente. Abbiamo visto che è dotato di un'ottima entrata, e quella è la cosa più importante per un piattaformista, perché l'entrata senza spruzzi, come sappiamo, fa la differenza nel risultato finale. Ottima la sua prestazione, vicino comunque al suo record, quindi vuol dire che di testa mentalmente è riuscito a recuperare quello che magari ai mondiali non era riuscito a farci vedere. Bravo Riccardo.